Stadio Pasquale Iannello di Frattamaggiore, sabato 26 ottobre 2024. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Ergo TV. Si affronteranno Frattese e Gladiator. Le squadre agli ordini della terna arbitrale, il signor Francesco Albione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Igino Carrozza di Battipaglia e Alessio Iacoletti della sezione di Nocera Inferiore. Andiamo ad elencare le due formazioni. Partiamo dagli ospiti, dal Gladiator, che schierano Russo, Di Giovanni, Argento, Caruso, Campanella, Picascia, Arario, Gatto, Orlando, Mansur e Calabro. Allenatore Vincenzo Platone. Per i nerostellati abbiamo Crispino, Bruno Percope, Palumbo, Arrivoli, Scarano, Candilio, Marigliano, Percuoco, Ciccone, Sbordone e Cirelli. Agli ordini di mister Gennaro Scarlato. Partiti. La prima azione è del Gladiator, il numero 4 Caruso verso Campanella. Palla subito sull'esterna di destra dove c'è Di Giovanni. Di Giovanni per Arario. Arario che mette al centro Marigliano verso Cirelli, che subisce fallo. Subisce fallo da parte di Campanella. Vediamo che pallone arriva a Percuoco. Ciccone la mette bene per Scarano. Scarano ancora, ma Arario riesce a rubargli il pallone, ma ancora Scarano ancora di forza riesce a liberarsi, ma Cirelli ancora intercettato il pallone. Una fase in cui il pressing della Frattese stava dando buoni frutti. Ancora smista a questo punto il centrale del Gladiator. Pallone in avanti verso Sbordone che ha cambiato lato. Parte Sbordone. Sbordone potrebbe darla. È un tiro! Traversa di Sbordone. Siamo al quinto minuto. Azione pericolosissima sulla sinistra di Sbordone, che si è portata poi al centro dell'area e ha fatto partire un tiro che ha incocciato però la traversa. Mariano, palla al mezzo e fallo di confusione come al solito. C'è Gatto che metterà verso il centro, ancora il pallone davanti, ottimo il colpo di testa, al colpo di testa di Orlando, però c'è un fallo su Palumbo e quindi l'arbitro riprenderà il gioco scodellando il pallone. Entra Gervasio Costanzo, quindi non ce l'ha fatta al 19esimo, non ce l'ha fatta Palumbo. Giovanissimo Candilio verso Marigliano, ancora Marigliano sulla sua destra, cross in mezzo, però passa l'area. C'è Ciccone sul destro, ancora Ciccone per Candilio, calcio d'angolo al 21esimo. C'è Arrivoli, ottimo verso la sinistra, pallone passa. C'è Ciccone che riesce a intercettare il pallone, ancora Ciccone verso il centro, pallone intercettato, pallone che esce. Vediamo chi entra poi per colpire di testa. Parte Emanuele Ciccone, pallone lungo, ancora tiro, parata di Russo, gran colpo di testa di Cirelli e parata di Russo al 27esimo. Ancora Frattese, finora possiamo dire solo Frattese. Ancora Marigliano che mette sul lato di sinistra dove c'è il giovanissimo Candilio, cross al centro, pallone che arriva a Percope ancora al centro, ma il pallone non arriva. Vediamo ancora Marigliano, insistita l'azione della Frattese, ancora Percope che mette di testa, azione ancora viva. Vediamo ancora Calabro che
mette in avanti. Vediamo ancora pallone verso Arario, anche Arario ha cambiato posizione. Mansur, attenzione a Mansur. Bene, Candilio ancora, pallone che carambola in area. E il tiro, 38esimo. Mancano pochi secondi, l'arbitro guarda e infatti fischia la fine del primo tempo qui allo stadio Iagnello. Frattese e Gladiator sono ancora sullo 0-0, un buon primo tempo, diverse azioni da gol da parte della Frattese. Noi andiamo al riposo e quindi ci vediamo per la seconda frazione di gioco. Partiti, secondo tempo, Frattese alla nostra sinistra, ancora pallone verso Cirelli, ancora Ciccone, Marigliano, ancora lui. C'è ancora Marigliano che la mette al centro, però è lunga, e quindi il pallone si va a spegnere sul fondo. Per cuoco, pallone verso Mansur, si avvicina Mansur ancora, il numero 7, Arario, che fa un gran gol. Siamo al primo minuto, Alan Arario fa il gol dell'ex, come il primo tempo. Pallone per Calabro, perde il pallone ancora per Cuoco, grandissima parata di Russo, Frattese vicino al pareggio. Vediamo Russo che guarda posizione dei compagni verso Mansur, ancora Arario, colpo di testa e grandissima parata di Crispino. Calabro di testa in area di rigore, quindi Candilio verso Ciccone si porta verso il centro, mette in mezzo, dove c'è un fuorigioco, però chiamato fuorigioco. E parte Ciccone verso Abacian, ma ancora ottimo l'intervento di Campanella. Scarano Ciccone sul lato di destra, ancora al centro numero 25, Arrivoli che tira. Ora riprende Percope lungo, pallone in mezzo, tira Bacian, il pallone esce alto, tutto chiuso il Gladiator. Vediamolo Di Mauro che però non riesce a concludere. Ancora Arrivoli, la sua rimessa lunghissima verso l'area, e anche il portiere è uscito, tiro e palla di pochissimo fuori. Niente, l'arbitro continua a fischiare, a richiamare, una indisponendo un pochettino tutti. Ora l'arbitro dice ad Abacian, no, lo fa rimanere in campo, un po' di confusione, anche l'arbitro è andato un po' in confusione. Speriamo, palla lunga, siamo il pallone verso Cirelli, tiro, pallone che non prende il giro giusto. Ogni occasione può essere buona, vediamo, fischia l'arbitro, ma vediamo col fischietto in bocca, e quindi fischia la fine. Il Gladiator passa 1-0 qui a Frattamaggiore.